Tristezza, compostezza e tanto dolore questa mattina a Montesano Scalo per i funerali del piccolo Luigi, il bimbo di tre anni deceduto a seguito di un incidente che ha provocato la caduta di una cisterna contenente acqua sul piccolo corpo nella serata di mercoledì scorso 4 settembre. Folla immensa questa mattina presso la Chiesa del Sacro Cuore Eucaristico di Montesano Scalo dove si è riunita tutta la comunità montesanese. Presente l'amministrazione comunale ed in primis il sindaco Giuseppe Rinaldi con il gonfalone del comune a rappresentare il sentimento di lutto profondo dell'intera comunità. Tantissime le persone che questa mattina hanno raggiunto Montesano Scalo per manifestare sentimenti di cordoglio e vicinanza ad una famiglia distrutta dal dolore. A celebrare le esequie il vescovo della diocesi di Tegiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, in un clima di grande commozione. Fiori bianchi, pupazzi, un grande manifesto, la cornice del momento di lutto, in un silenzio rotto solo dal suono delle campane. A salutare il piccolo Luigi il volo di palloncini bianchi lanciati dalle mamme dei piccoli compagni di classe del bimbo di cui uno con un fiocco rosa simbolo della classe che frequentava Luigi lanciato dalla sua maestra. Altri palloncini bianchi e azzurri sono stati lanciati in volo all'uscita della chiesa della piccola Barra Bianca, un gesto a simboleggiare il piccolo angelo che volato in cielo, sarà una stella che proteggerà e rivolgerà sorrisi verso i suoi cari.